Signore e signore, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'alta terra di lavoro. E questa sera saremo insieme come nostro solito di martedì per parlare di arte, di musica, di cultura identitaria. E questa volta torneremo in terra di lavoro a parlare di musica con un prestigioso musicante, con un prestigioso ricercatore che naturalmente, come nostra abitudine, anticipiamo con un breve video. Bene, avete visto questo signore, longilineo, con gli occhiali, che maneggiava questo bellissimo tamburo e che dà il titolo a questa trasmissione. O balla un coppo tamburo. E chi ce ne parla? Ce ne parla Luca De Simone. Ciao Luca, come stai? Bene, grazie, buonasera e grazie per avermi invitato, Claudio. Come Bellissima quella giornata di Pasquetta, eh? bellissima giornata, anche perché il meteo lo permetteva, quindi è stata veramente una bella giornata, un bel Infatti anticipo. era stata così bella che abbiamo fatto quel documentario un paio di settimane fa, se ricordi, e abbiamo sfruttato quella giornata che è stato pure molto apprezzato. Luca, parlaci innanzitutto prima andare a parlare dell'argomento, parlaci di te, quanti anni hai, da dove vieni? Ah, io ho 42 anni e vengo da San Nicola Strada in provincia di Caserta. Ah, quindi non vieni da Marcianise allora? No, vengo da San Nicola alla Strada. Marcianise è importantissima nella mia storia personale, però tutto quanto, proprio il mio percorso, in realtà nasce proprio nel mio paese, San Nicola alla Strada. Ah, percorso a San Nicola la strada, sul vialone, sul canocchiale che porta la Reggia di Caserta. Di fatto sia Marcianise che San Nicola alla Strada sono lì. Sì, Dipende, sì. se giri a, dipende, venendo da Napoli, quindi dall'autostrada, se giri a sinistra vai a Marcianise, se vai a destra vai a San Nicola alla Strada. Siamo lì. Ho capito. Senti, Luca, vabbè, tu fai un altro mestiere, però come nasce questa tua passione per la tua terra, perché prima di parlare di musica popolare e musica identitaria bisogna comunque parlare dell'amore per la propria terra che ti poi porta a questo. Come inizia questa tua strada? I dati cachic dicono percorso, ma a me mi piace questa tua storia, come nasce nella musica popolare. Beh, tu hai detto una parola importante, che è identità. Prima di parlare di identità, e infine sempre, sempre un percorso identitario, anche personale, che a volte ci porta a cercare quello che invece è l'identità del luogo da cui proveniamo. La mia identità in realtà è abbastanza semplice. Io vengo da un contesto contadino. Io sono il primo, uno dei primi della mia famiglia ad aver studiato, anzi il secondo dopo mio zio, il fratello di mia madre. Gli altri erano essenzialmente contadini, le mie nonne, i miei nonni, i fratelli di mio padre erano contadini e quindi sono cresciuto in questo contesto, sentendolo e respirandolo fin da bambino. Vivendo in questo paese, vivendo in un cortile in cui quando io ero bambino c'era ancora la terra a terra, in cui veniva fatto e lavorato il tabacco, in cui appunto in questo periodo dell'anno andavamo incontro a breve, tra qualche mese avremmo fatto la raccolta. Insomma, queste immagini, queste sensazioni le porto dentro. Certamente i miei genitori invece appartengono alla prima generazione di persone che si sono emancipate dal lavoro dei campi. Mio padre lavorava in fabbrica, mia madre è un'insegnante e io sono cresciuto quindi come molti, molti figli di coloro che negli anni 70 e 80 cominciavano a entrare in fabbrica
a entrare nel mondo del lavoro diverso rispetto a quello del lavoro della terra, di questo posto, terra di lavoro, che era appunto famoso soltanto per le coltivazioni prima di canapa e dopo di tabacco, e chiaramente rimanevo a casa con chi mi ha cresciuto, le nonne, le zie, gli zii, che invece con cui andavo tutte le mattine in campagna, che seguivo nelle loro attività, e poi seguivo anche la sera, quando appunto c'era la festa, o per la preparazione dei riti, come il carnevale, che forse è il rito più sentito, più forte, o dei pellegrinaggi. Quindi poi ci arriveremo. Dai, sai, terra di lavoro, tu sai che sei nato nella provincia più antica d'Europa, che era anche la più ricca, è stata ricca per quasi 3 secoli, iniziava a Sora e finiva a Nola, quindi tu proprio nel cuore della terra di lavoro, e che hanno voluto distruggere, annientare. Beh, la frase fatta te la faccio anch'io, no? Sì. Quei ricordi che sono, la casa fa sfatta di dire, era meglio chi li tiembe quando ci stava il contadino e se viveva la vita là, oppure adesso, oppure nostalgia. No, non è così, quella è una vita terribile. Quella era una vita terribile, da cui per questo si sono voluti emancipare, soprattutto nella nostra terra da un certo momento in poi. I miei zii, i miei nonni a un certo punto chiaramente erano proprietari delle terre che lavoravano, ma c'erano arrivati a questo. Prima si lavorava sotto padrone si lavorava in questa zona a volte soltanto per un pezzo di pane o per la cena e il pranzo, soltanto per mangiare, oppure per un po' di farina da portare a casa. Quindi era una condizione veramente difficilissima, quella del lavoro della terra, un lavoro durissimo, che dura appunto tutto l'anno, che è anche, ed è una società che era anche caratterizzata da delle cose, era caratterizzata anche da dolore, da paura. Quello che io ricordo molto era questo. Tra le tante cose belle, chiaramente, parliamo della mia infanzia, quindi non può essere che qualcosa di bello. Sta telefonando Zicicchenella, manca a farla apposta, non è il momento di rispondere, dopo la richiamerò. Però quella vita era caratterizzata sicuramente da elementi belli, dicevo, per la mia storia personale, perché è la mia infanzia, però a riguardarla adesso mi rendo conto che loro cercassero un'emancipazione, di uscire da quella che era una condizione non così facile. Come dicevo, anche quelli che sono i campi, ad esempio della nostra terra, della zona appunto che potremmo definire dei lagni, cioè Marcianise, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, parte di Maddaloni, sono canti che quasi sempre esprimono molto dolore, e un dolore che viene anche trasmesso, parlato, comunicato, quasi sempre si rivolgono al padrone dicendo o lamentando quella che è la situazione. Le donne in alcuni canti molto belli, ad esempio, descrivono cosa significa vivere senza poter vedere i propri figli, per poter crescere i propri figli senza poterli vedere per tutto il giorno. Il problema, sai qual è, Claudio? Che in realtà la fabbrica sembrava un luogo in cui c'era una cosa nuova, dei diritti, quello che non c'era, che non c'era altrove, che non c'era sotto il padrone della terra. Il problema è che forse socialmente ci stiamo tornando, perché a volte quando parlo con dei giovani che lavorano con i nuovi lavori, con quella che i lavori nati in questa nuova società, spesso ritrovo la stessa sensazione, quella di lavorare sotto padrone senza un diritto particolare, senza una possibilità. Allora senti Luca, ti ho lasciato parlare, adesso ti dico la mia su questa situazione. Sì. Tu hai detto una cosa molto giusta, con l'unità d'Italia e con l'abbandono del feudalismo, in cui dava della garanzia ai contadini e ai braccianti, nasce il latifondo e nasce lo sfruttamento più becero e più brutto. Quindi infatti i canti popolari del 600, dove nascono i canti popolari poi del 700, non erano mai di contestazione, perché c'era comunque una promiscuità, si viveva in un certo modo. Infatti noi qua giù non abbiamo mai saputo che cosa fosse la pellagra e altri tipi di malattie. La fame non l'abbiamo mai fatta, ed erano molti canti sacri, canti ridenti e satirici verso il padrone, che comunque si sfotteva, ma c'era un rapporto di diverso.
Invece dopo l'unità d'Italia nasce lo sfruttamento più brutto delle nostre terre, nasce veramente la fame e la miseria. Se no, altrimenti non ci sarebbe stata tutta questa emigrazione che abbiamo conosciuto. Certo, Ci sta questo è così. un bellissimo libro di Angelo Manna, Cada Paisà. E addirittura questi erano, poi te lo faccio avere in fotocopia, quando tornarono erano i primi emigranti, e quando tornarono dall'America trovarono un disastro antropologico, c'è stata proprio una trasformazione antropologica. Perché poi dopo l'unità d'Italia, con quella guerra contadina che chiamavano brigantaggio, è stata una cosa terribile. Quindi tutto quello che dice è vero. Poi grazie alla riforma agraria nel dopoguerra, quella dei famosi coltivatori diretti, ti ricordi, ne sentite parlare, Certo. che poi tra l'altro era una riforma che si ispirava a quella dei Borbone del 23, della prammatica del 23 di febbraio 1792, poi ripresa da Ferdinando II, cominciarono a nascere i piccoli proprietari terrieri, coltivatori diretti, ecco perché tu, come tuo nonno, tuo zio, che ha detto prima, tuo padre, riuscirono a diventare piccoli proprietari. Poi, siccome funzionava così bene quella riforma, nel 60 la cancellarono. Perché giustamente in Italia la cosa che funziona mica la potevano fare. Quindi tutto quello che dici tu è perfettamente vero. È vero come la situazione di oggi. La situazione di oggi è molto drammatica. Che noi abbiamo multinazionali che hanno messo l'albero della libertà nel nostro territorio, nella nostra terra, nella nostra penisola. Fatturano miliardi di euro l'anno senza pagare un euro di tasse e sfruttando i nostri ragazzi, che addirittura hanno, per andare al bagno hanno bisogno di non sforare i minuti che gli vengono concessi. E non pagano le tasse, distruggendo tutto questo che è il tessuto sociale nostro. I diritti sono completamente cancellati. La cosa triste, sai qual è? Che è vero che prima c'era la fame, la disperazione, però c'era la civiltà contadina, che era stato il cemento armato della nostra società. Adesso non c'è nemmeno più la civiltà contadina, e non so Quindi come si. civiltà, cultura, quando noi diciamo cultura a volte ce lo dimentichiamo, quella è una cultura italiana. Civiltà contadina, che era civiltà contadina, che era il rispetto, che era la tradizione, rispetto per il trascendente, rispetto per il padre, per la famiglia, che è stato il cemento armato della nostra società. Oggi non c'è più la civiltà contadina, quindi non riesco a capire adesso questa società da dove possa prendere la forza per potersi riprendere. Non so tu cosa ne pensi di questa mia breve disamina. No, io penso sia esattamente questo. Io quando penso alla nostra cultura tradizionale, io sono un suonatore di tamburo. Come l'ho imparato questo tamburo? L'ho imparato vedendolo suonare alle donne. Le donne suonavano il tamburo, le donne portavano avanti tutti i rituali, dal carnevale fino ai pellegrinaggi sacri. C'era la maestra, si diceva, no? Quella che era la più brava a suonare il tamburo, quella che conosceva meglio il rituale e che quindi c'era quella che sapeva ordinare bene quella che era la chiamiuta di carnevale. Tutti questi momenti erano legati, erano annotati, non c'era dispersione perché l'anno veniva, il tempo veniva annotato a queste cose che in qualche modo li faceva rimanere a terra come un'ancora al mare, cioè non li faceva disperdere, che invece è quello che spesso succede adesso, dove non c'è più il rito, non c'è più il simbolo ad agganciare il tempo. E non c'è neanche più una prospettiva futura, come dicevamo prima, dal punto di vista sociale. Parlavo delle donne, appunto, di come a volte si ha una visione del femminile nella civiltà contadina del tutto distorta, perlomeno della civiltà contadina in terra di lavoro. Non so come potesse essere nel resto d'Italia. Certamente qui c'era una sorta di matriarcato, le donne comandavano, appunto. Luca, io ho sempre detto che le nostre donne, infatti, quando si parla di femminismo nella nostra terra, io mi vengo da ridere, perché le nostre donne, mia madre, mia mamma, mia nonna, tutto, sai che dicevano? Il padrone di casa è mio marito, ma chi comanda sono io. Ma è veramente così, era esattamente. E quindi io vedevo mio padre con i miei nonni, mio nonno con mia nonna, arrivavano i soldi a casa, li davano a loro. Chi gli si pensava a mettere la credenza, che la chiave è chiusa sotto la mappina, sotto un mandesino, hai Sì, capito? anche perché Quindi, gestiamo quella che è tutta l'economia familiare, l'economia domestica. di che stiamo a parlare? Nulla, femmina, sinceramente, tanta violenza.
anche perché quando la subivano si sapevano difendere. E poi non ti dimenticare che la nostra civiltà contadina, che è quella cattolica, morale, quella dei cavalieri cattolici, ci ha sempre insegnato che le donne non si toccavano, non si maltrattavano, se no era disonorevole. Sì, a parte che qua le donne portano avanti le famiglie, facevano anche i lavori più duri in assoluto, alcuni dei lavori più duri in assoluto. Non è che gli uomini facessero i lavori meno più leggeri, però certamente neanche si risparmiavano da questo punto di vista. Per fare un esempio, no? Quando le mie nonne mi raccontano come hanno conosciuto, mi raccontavano, che purtroppo non ci sono più, gli rispettivi mariti, raccontano sempre una storia in cui loro sono state viste per strada e l'aspirante fidanzato doveva presentarsi a casa per poter avvicinare, poter parlare con la donna in un contesto che fosse rispettoso per lei, doveva chiedere il permesso per parlarci. Se ci pensi, questa cosa che potrebbe sembrarci oggi puramente maschilistica, no? Il fatto che dovesse passare attraverso il padre, ma il padre contava poco e niente da questo punto di vista, se non come mediatore, no? Se non come colui a cui l'altro maschio poteva rivolgersi direttamente per poter parlare con la donna e poterla frequentare, doveva venire a casa per incontrarla e guardarla. Questo è il fidanzamento. Se ci pensi, è una forma di rispetto enorme. Mentre di contro mi raccontano cose simpatiche, ad esempio. Uno dei lavori più tipici che facevano le donne qui a San Nicola della Strada, e che lo stesso vale per San Marco e per Marcianise, era quello della maciulliazione della canapa, cioè di rompere i filamenti di canapa, in dialetto appunto maciulliare. Se vuoi parlare in lingua laburina, la puoi parlare, io posso parlare in lingua laburina senza problemi, perché no, tu devi sapere che la lingua della terra di lavoro è lingua laburina, perché gli abitanti della lavoro nella terra si vengono chiamati laburini, quindi la lingua nostra è la lingua laburina, che nasce prima dell'italiano. Cioè. Diciamo, io provo a limitarlo perché stiamo facendo una diretta, poi chissà chi l'ascolta, non capisci più niente a parlare tra di noi così. Allora, dicevo, loro lavoravano appunto con questi attrezzi che si chiamano macellule. Attenzione, ho detto una cosa interessante, la lingua, questi attrezzi che erano tipici della nostra cultura, della cultura della canapa, in realtà non hanno nomi italiani. Cioè la macellula, forse può essere chiamata in vari modi, può essere italianizzata, però non esiste un corrispettivo italiano. Sono parole che esistono soltanto nella nostra lingua. Appunto, la macellula è il nome di quell'attrezzo agricolo, che era una vasca di pietra con un tronco in cui veniva messa la canapa all'interno di questa vasca di pietra e il tronco la schiacciava con questo movimento. Immagini delle donne che a volte ragazzine facevano questo lavoro, anzi più spesso ragazzine, che tutto il giorno lavoravano sollevando e abbassando un tronco. Quando però c'era un momento di svago, oppure semplicemente se passava qualche uomo che loro volevano, di cui volevano attirare l'attenzione, levavano la canapa all'interno di questa vasca, da sotto la macellula, e lasciavano la macellula completa, completamente vuota. Le macellule erano quasi sempre in serie di tre. Quindi con queste tre macellule veniva riprodotto un ritmo che veniva chiamato tarantella, la tarantella che veniva fatta con le macellule, in cui suonava prima l'una, poi l'altra, poi l'altra, una figurazione in sei ottavi, tacca, 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 che ora te la faccio pure sentire, te la riproduco col tamburo, però ce la dobbiamo immaginare fatta con questi tre attrezzi agricoli, era semplicemente questo. Questa figura ritmica aveva un significato di linguaggio, come tutto quanto il ritmo e le figure ritmiche, tutto ciò che veniva fatto anche con il tamburo, significava prendere in giro, attirare l'attenzione, ma anche prendere in giro qualcuno, in qualche modo deriderlo. Infatti poi c'era chi si Sì, tornava indietro per pazzo. potremmo dire che serviva a strunziare a qualcuno che passava, insomma. Ma anche a volte semplicemente attirare l'attenzione, ad esempio mia nonna quando Sì. nonno gli fece la tarantella, però lui ricorda che lei si impegnò a fare questa cosa, ma lui non fece finta che di non accorgersene. Poi quando lei uscì dal cortile per andare a fare una commissione, lui la vide e poi venne a casa di suo padre a presentarsi, a sapere se poteva scambiare due parole con lei. Ha detto una cosa bella anche per quanto riguarda le femmine,
sembra la nostra quando decidevano con chi sposarsi, la nostra terra erano le donne che decidevano chi Certamente. prendersi come uomini. Il corteggiamento, il primo è sempre, cioè le nostre donne, le nostre femmine hanno sempre, sempre deciso loro cosa fare, anche prendersi, chi prendersi come marito. Allora, io ti dicevo prima, parlavamo di donne e di tamburi. Io quando volevo imparare il tamburo, chiaramente la prima persona a cui chiesi fu mia nonna. Non ci fu possibilità, perché mia nonna mi disse, sono cose di femmine, non te lo insegno il tamburo, non è una cosa da maschio, sono cose di femmine. E Sì, qui ma nel chiedere, dimmi. no, finisci questa frase perché poi prima di parlare della cosa, vai, finisci, scusami, diceva tua nonna, perdona. Quindi poi, un pochino più che necessario, andrei a chiedere a una mia zia, che si chiama, è ancora viva, si chiama Zi Carmela Serino, però qua in paese la chiamano Zi Carmela Scipoglio, perché c'è una forma, ha i capelli rossi, come quasi tutte le donne della mia famiglia, ha una forma un po' caratteristica e quindi viene soprannominata Cipolla, che invece è una donna molto emancipata, che addirittura andava in giro con un vecchio furgone già dagli anni 60 per vendere in giro. Per un periodo ha venduto scarpe, per altri periodi ha venduto altre cose. Faceva l'ambulante, insomma. Sì, e che aveva iniziato questa attività con suo marito, ma dato che il marito la maltrattava, appunto quello che noi dicevamo, lei l'aveva cacciato di casa. E quindi lei viveva da sola e non per questo, anzi, una signora molto rispettata, no? Queste situazioni c'erano spesso, c'era anche un'altra signora in piazza che faceva la sarta, che aveva cacciato suo marito perché la maltrattava, era all'ordine del giorno. E non era motivo, perlomeno qui da noi, anche magari a volte sento parlare di situazioni diverse, però sicuramente qui da noi non era motivo di vergogna, non era socialmente deplorevole il fatto di non avere un marito, perché se appunto il marito era un marito maltrattante, se poi senti parlare le signore anziane, cioè ma quello è il marito, il marito a te, e quindi chi l'ha avuto a cacciare di casa, l'ha dovuto cacciare di casa, ed era una cosa normale, cioè una cosa che era, e sicuramente una donna molto forte che poi ha cresciuto i suoi figli, è andata avanti da sola, ed è anche una grande suonatrice di tamburo, ed è stata la mia prima maestra. Bello. Senti, tu prima, adesso andiamo a parlare tecnico, sicuramente mentre faremo la chiacchierata sulla musica e su quello di cui parleremo, sicuramente sconfineremo nel sociale, nell'antropologia, nella storia. Prima hai nominato Chicchinella, vogliamo farci anticipare un minuto un video di Chicchinella così i nostri spettatori la vedono e poi Certo. cominciamo a parlare. Che dici, va bene? Va benissimo, va benissimo. Quando stiamo a cantare in brontacchia di Sant'Angelo, mettici sempre le stesse cose, 50 canzoni. È cantata, è cantata tua. Cantate pure in zia mia. E c'è già. Giuseppe, Ian, Ah, zia Giuseppe, mia. no, 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 Ma no, 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 no
Visto questa signora che praticamente è una memoria storica del territorio, poi ci dirà bene Luca perché è importante questa donna, però prima di dirci perché, prima ci dirai perché è importante questa donna e poi ci dirai che la diversità della tua te, del tuo territorio rispetto agli altri suonatori di tamburo della campagna, anche terra di lavoro, dove normalmente veniva fatto dai maschi, dagli uomini, mentre da te era per le donne. Cominciaci prima a dire il suo fatto di Chicchinella e poi soprattutto perché, come mai questa caratteristica? Zir Chicchinella o anche Chicchinella, perché poi in base ai dialetti cambia il diminutivo di Francesca di Giovanni. Sicuramente Francesca di Giovanni attualmente è una delle ultime depositarie di quello che è un sapere grande sul canto
e sulla tradizione, su una larghissima serie di canti, dai canti di lavoro fino ai canti rituali. Quando io parlo di canti rituali parlo anche dei canti del carnevale, non soltanto dei canti. Sì, poi parleremo anche del carnevale, perché quella è una domanda a parte che ti farò dopo. Scusami, non no, no, perché fate cose così importanti che vorrei parlarne in maniera separata, perché fate delle cose veramente importanti. Prego. Pianella io l'ho sempre incontrata, allora, soprattutto in alcune nelle situazioni rituali, come quando ero bambino incontravo altre signore, ci sono anche il signore di Maddaloni, che erano importantissime, che erano nel cortile di mio zio qui a San Nicola. Attualmente, dici, Pianella è una voce. Se c'è una cosa che è difficile oggi da trovare, è una voce autentica, una voce tradizionale da accompagnare, da far suonare. E sta diventando, anche perché c'è una modalità di canto in terra di lavoro diversa. Dal punto di vista del... Quindi negli anni ho sempre incontrato e accompagnato Gigi Chinelli in situazioni rituali. Ultimamente invece sta succedendo che andiamo anche a volte, veniamo invitati a mostrare la nostra tradizione in alcune situazioni organizzate ad hoc, come siamo stati ultimamente a Parete, siamo stati nella cantina di Isidoro Caso, insomma in quelle che sono quelle poche iniziative che sono state portate avanti. Piccola parentesi su Isidoro, forse la sua cantina è l'unico posto che ha continuato a fare socialità anche quando tutti quanti erano completamente fermi, cioè che continuava ad essere un luogo di socialità. Ci abbiamo fatto due documentari da Isidoro. E secondo me ha fatto un'operazione socialmente molto 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 interessante, continua a fare una cosa socialmente molto interessante che infatti sta avendo anche una grande attenzione da parte delle persone. Quindi Zi Cicchinella, nell'ultimo periodo sono diventato il tammurraro di Zi Cicchinella, no? Mettiamola così, nel senso che Zi Cicchinella mi chiama spesso per poter, ogni volta che c'è qualche circostanza, o se sa che io devo andare a suonare, mi segue. Per molti anni io però ho accompagnato un'altra grande voce, che è quello che poi mi ha fatto arrivare a Marcianise, che era Giovanni Monte. Giovanni Monte e io avevamo 10 anni di differenza, è venuto a mancare pochi anni fa, per un male improvviso e che se ne portò via molto giovane, e che era una voce straordinaria, forse, ed era uno straordinario danzatore, un straordinario suonatore di tamburo. E la suonata che io faccio attualmente non è la suonata della mia famiglia, cioè la prima che ho imparato e che ho suonato per tanti anni, ma è la suonata della sua famiglia, quella che suona adesso e che oramai molti riconoscono come Marcianisana. Altro non è che la suonata della famiglia di Giovanni Monte, anche che non c'è una sola suonata. E facci sentire un pezzo, 20 secondi. Allora, ti faccio sentire la suonata. Allora, chiaramente va detto, ogni suonatore apporta se stesso nel tamburo, questo da che mondo è mondo. Quindi io porto la sua suonata, la sua idea, cioè il modo in cui nella sua famiglia veniva eseguito. Chiaramente non è la suonata di Giovanni Monte, perché la suonata di Giovanni Monte poteva farla soltanto Giovanni Monte, però è la suonata che lui mi ha lasciato, la suonata che ho ereditato da lui. La sua suonata tipica, certamente a tutti i tipi, questa suonata essenzialmente, variando in piccole cose, è la stessa in tutti i nostri comuni, è sempre suonata dalle donne, e anche Giovanni a sua volta aveva imparato dalle donne. Quando gli si chiedeva: Giovanni, tu dove hai imparato a ballare? Lui gli rispondeva: nel ventre di mia madre, che ballava mentre aspettava me. Ma dimmi una cosa, perché le donne? Raccontaci la storia, come mai lo ballavano le donne, suonavano le donne, che è un'anomalia nel mondo della musica popolare, soprattutto dei tamburrari, mi sbaglio? Non lo so, perché in realtà molte grandi suonatrici in tutta la campagna erano
Sì, sì, però in tutta la Campania però diventano promiscue, si mescolano tra maschio e femmina. Invece da voi era proprio solo per le donne, se non sbaglio. E sì, poi si sono avvicinate. Femmine, quando diciamo venivano, esatto. Tu mi dicesti una volta che dopo che facevano le giornate di lavoro le passavano, chiudevano in un ballo in coppo tamburo. Ecco, poi spieghiamo e perché un ballo in coppo tamburo. Se devo dirti come mai proprio le donne, possiamo fare tante ipotesi, tante ipotesi, come possiamo fare tante ipotesi e metterci qui a fare dei ragionamenti anche per esempio proprio sul santuario di Santa Venere, del perché di Santa Venere, del culto di Santa Venere, però sarebbero tutte illazioni, tutte ipotesi campate in aria. Cioè a volte penso che rispetto alla musica di tradizione bisogna prendersi quello che è così com'è, cioè cercare di sapere quello che si può realmente sapere. L'essenza. Sì, senza cercare poi di andare a cercarne le origini nobili, storiche, antiche, che però non sono dimostrabili in alcun modo. Quindi stai sfondando una porta aperta. Cioè, quindi, vengono tramandate, quindi te le porti, come hai detto tu prima, tuo zio, tua nonna, tua mamma, o se è inutile che ci mettiamo a fare si può dire le pippe mentali, perché qua poi quando tutto è in mano ai radical chic devono giustificare, capire, devono fare tutto loro. Ci sono delle cose, o sono tramandate, ma se non tramandate pigliamoci l'essenza e godiamoci. Abbiamo, come hai detto tu, lo facevano le donne, non si sa perché, non c'è traccia scritta, non c'è stata tramandata, però lo facevano le donne. Stop, giusto? Giusto così, perché altrimenti facciamo interpretazione, no? Costruzione storica, alla fine raccontiamo favole, no? Se ci mettiamo a fare i musicologi o i demoetnoantropologi o quello che è, e cercare di andare a trovare le radici nei rituali dell'antica Grecia, cioè qualsiasi cosa sia successa. Io per esempio sulla nostra danza ho sentito tante versioni di ricercatori o anche musicisti che cercavano di dargli una spiegazione, anche un'interpretazione che era molto suggestiva, molto bella, per carità, ma che non ha niente però di attinente alla realtà. La realtà che conosco io è una realtà contadina. Queste donne, finito di lavorare, molto spesso si vedevano una fontana che è sulla via Appia e dopo la giornata di lavoro suonavano perché pazziavano, perché poi si dice pazziavo, sì. Era una forma di svago ed era un'occasione sociale, di socialità, in cui magari conoscere altre ragazze o magari conoscere, c'è una signora che abita non distante, mi raccontava che vicino a quella fontana tutti i giorni arrivava su quello che sarebbe stato il suo futuro marito per incontrarla, per vederla ballare. E qui c'è una cosa interessante, no? Il fatto che le donne ballavano e gli uomini potevano ballare, però se un uomo entrava nel cerchio veniva messo alla prova dalle donne. Cioè nella tradizione di San Nicola la Strada, perlomeno, che cosa succedeva? Che l'uomo veniva messo al centro e doveva ballare con tutte quante le donne del cerchio prima di poter arrivare a ballare con la donna che gli interessava, perché bisognava capire se era abbastanza forte, da poter sperare, insomma, di dimostrare la sua virilità, il fatto di essere un uomo forte, adatto. Quindi cercavano il maschio dominante, insomma. Dominante, cercavano un maschio che dimostrasse la sua forza, ma anche la sua forza d'animo, attenzione, non la forza fisica, perché spesso i maschi come si organizzavano? Quando c'erano anche soprattutto grandi cerchi, non cerchi improvvisati per delle feste ufficiali, si mettevano d'accordo magari con qualche amico, con qualche cugino, fratello, per farsi dare il cambio costantemente, fino ad arrivare al momento che finalmente quella che le interessava entrasse nel cerchio e loro potessero finalmente ballare con lei e finalmente interagirci. Quello che mi spiegavano molte donne da sempre, quando sono bambine, che quando poi in qualche misura, a meno che non si è parenti, tipo un nipote, un figlio, il marito, quello che è, per cercare di far capire che c'era un interessamento, si sfioravano spalla e spalla mentre si muovevano, perché se non si toccavano assolutamente, il ballo sul tamburo non ci si tocca mai fisicamente, se non in alcune tradizioni che però sono caratterizzate da paranze, che quindi le danze vengono fatte all'interno di famiglie, e spesso ballate tra madri e figli, tra fratelli e sorelle, perciò c'era anche uno stretto contatto fisico.
Quando il ballo invece veniva fatto tra due estranei, la cosa era anche non toccarsi, rimanere sempre in questa linea. Chi ha visto il ballo sa come funziona il ballo della nostra zona. Se si toccavano, sfiorandosi spalla e spalla, significava da parte della donna che forse c'era interesse, un piccolo segnale che forse qualche speranza c'era. Meraviglioso questo che stai raccontando, cioè, guarda, questi rituali d'amore, di codici non scritti, delle consuetudini, vedi cosa vuol dire la civiltà delle consuetudini, dove praticamente veniva tramandato. Vedi, bellissimo come... questo. Dato. No, ma possiamo dire che questo accadeva fino agli anni 60 oppure fatto sì, tutto questo accadeva fino agli anni 70 qui, perché questa è una zona che quando io ero bambino, sai come si dice, qua era tutta campagna. È vero, in realtà fino a che io ho avuto 25 anni qua era tutta campagna, poi è cominciato qualcosa, è successo qualcosa, per cui è cominciato un enorme 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 sviluppo edilizio, perché tutte le campagne sono state essenzialmente espropriate e hanno cominciato a costruire case. Non soltanto questo, la prima cosa che sicuramente ci ha afflitto sono state le discariche, cioè il fatto che qui a un certo punto qualcuno ha deciso, non certo noi, anzi ci sono state anche persone che hanno provato a combattere, sono stati occupati quei campi negli anni precedenti quando stavano per essere trasformati in discariche, ma alla fine sono stati trasformati in discariche. Quindi adesso noi viviamo in un contesto che però... Attenzione, non voglio fare l'apologia dei guai, cioè cemento e monnezza uguale camorra, perché il problema è proprio questo, che noi dobbiamo riuscire a vedere oltre. Luca, troppo facile parlare di camorra. Il problema monnezza è un problema universale. Quello che scaricano gli inglesi nelle loro colonie non è una questione di camorra. Quello che fanno i francesi, gli americani... Il problema è molte volte dire camorra non perché non ci sia, è soltanto per scaricare le responsabilità dei colletti bianchi di chi gestisce il potere. Quindi no, è un modo. E semplificare la cosa per dire vabbè, abbiamo appreso. Sì, allora il problema della camorra dipende che cosa si intende con camorra. Parliamone, perché tanto vengo da una zona in cui purtroppo sta cosa esce in mezzo. La tua domanda, hai avuto la cortesia di non farmela. Di altri intervistatori, lo metto io in mezzo, perché purtroppo ho citato l'immondizia. Camorra ha due possibili uscite. Camorra esiste, la camorra, cioè la gente di niente che sta in tutto il mondo, in tutta Italia, che spaccia, insomma, in qualche modo lucra sul vizio, che sia il gioco d'azzardo, la prostituzione, gli stupefacenti, su determinati bisogni, su ciò che è illegale essenzialmente. C'è quella chi... è delinquenza che nasce col capitalismo e con le forme di democrazia. A tutti gli effetti. La camorra non è altro una forma di capitalismo che però si muove su un prodotto che è illegale. È molto semplice. E che è permesso, è voluto che esista. Però il punto però è necessario che esista qualcosa di illegale, qua non mi far fare lo psicanalista. Non si tratta di una cosa, è la trasgressione che è l'humus di una società fin dai tempi antichi, è una cosa la criminalità che criminalità economica che serve per mantenere liquido il sistema capitalistico basato sulla borghesia. Perché il grande problema della borghesia è sempre stata l'avidità. Quindi per mantenere liquido il sistema c'è bisogno, la crisi del 29, gli americani non sono morti perché si sono inventati il proibizionismo sull'alcol, che serviva per fare il contrabbando e mantenere liquido il sistema. Quindi nulla di strano. Quindi questo c'ha un sistema economico molto molto importante, quindi questo non dobbiamo... Prego la seconda parte, poi ti dico poi il discorso sulla camorra in due parole io, non ti preoccupare. Io quello che però penso di questo utilizzo rispetto al biocidio è che a volte con camorra significa pure c'è la camorra, avete la camorra, siete ciò che avete, siete la camorra, quasi in qualche misura poi si giustifichi il fatto che le aziende, magari dal vento, vengano a sversare in provincia di Caserta, perché tanto alla fine siamo brutta gente. La nostra identità, ecco, quello di cui parlavamo,
viene trasformata in qualcosa di negativo, perché voi siete immondizia, allora vi meritate l'immondizia. E questa costruzione è molto raffinata se tu cominci a ragionare sulla è positivista e nasce con l'unità d'Italia, perché bisognava giustificare l'invasione di un regno, bisognava giustificare. Allora, siccome noi, caro Luca, camminiamo sulle spalle di un gigante che è la civiltà napoletana, che ha fatto la civiltà nel mondo, siccome tu hai bisogno di vivere 3.000-4.000 anni per arrivare al pari, la cosa più semplice da fare qual è? Cercare di buttarti giù, e quindi la diffamazione. Quindi, perché poi Morgia parla la camorra in Italia, signori miei, Torre Crescenza a Garibaldi ha aspettato a braccia aperte. Beh sì, questo è risaputo, no? Che in qualche misura... E allora, è sbarcato in Sicilia con chi? Di quella onorata società. E quindi andavano in giro con il... E stanno tutti in carcere, stanno tutti in galera, Steve. Certamente, però c'è gente che c'è morta, però. C'è morta. Assolutamente sì. Però poi il discorso che... Oggi il problema immondizia, caro Luca, appartiene a tutti. Perché le discariche stanno ovunque, abusivi, e giro l'Italia per lavoro, soprattutto dove sono i nodi autostradali. Certo. I fiumi più inquinati per i rifiuti tossici stanno super nel Veneto, perché non sanno, sono arrivati giù dopo che l'hanno fatto sopra, ma da tutte le parti c'è. Cioè. Ogni tanto viene scoperta una. Cioè, il problema è che lì serve, perché serve Caserta, terra di lavoro... Serve concentrarsi lì, diventa una catarsi, tanto sta tutto là, e fanno finta di non vedere quello che c'hanno sotto i piedi, hai capito? È molto sottile la cosa, però è come lavarsi la coscienza, capito? È vero, tutto ciò che dici è vero, però noi dobbiamo partire da un presupposto, che io non sono questo, che non lo so. Che la mia terra non è questo, cioè quello, quando si parla di identità dovremmo cercare di ribaltare. La tua terra, la mia terra, Luca. Sì, la nostra terra non è questa, la nostra terra non è Gomorra, sì, è affascinante, un immaginario. Il problema sai qual è? C'è una cosa che diceva un grandissimo, grandissimo psicanalista che era Fulvio Marone, un psicanalista napoletano, però forse lo psicanalista più famoso in Europa era napoletano, e diceva che a un certo punto, di fronte a quando non si ha un'identità, anche avere un'identità di merda, cioè avere un'identità in cui tu sei una zoccola, scusami i termini, un ricchione, scusami il termine, chiaramente sto semplicemente utilizzando quelli che sono i termini che vengono usati socialmente, non siamo né omofobi né sessisti noi, a noi li abbiamo fatte come figure sacre, quindi inutile che fanno annunciano ambarà niente nessuno, lascia aperto. Pur di essere qualcosa è anche buono essere qualcosa di negativo, pur di avere un'identità, anche un'identità negativa va bene, perché un'identità è necessaria. Il problema è che questa identità va ribaltata. Io vengo da un luogo in cui sono cresciuto tra cultura, tra tamburi, tra una cultura a 360 gradi, non soltanto che cultura musicale, ma cultura appunto come riti, come cibo, come tantissimo. Luca, ma da noi, ma la terra campagna Felix, noi abbiamo sfamato il mondo per secoli. Ma noi, da noi nascono le atellane. Ma di che cosa vogliamo parlare? Terra di lavoro, quello che è nato a Sesta, nel sacro. Noi la terra di lavoro è terra di San Tommaso, dove c'è stato San Benedetto, dove ci sono stati Sant'Alfonso Mineiro di Liguria. Ma di che vogliamo parlare? Ma gli altri che cosa possono venirci a dire? Ma che cosa sanno loro? Noi quando gli altri giocavano con le scimmie, e con la prete, non ci avevamo la coppia di fatto. Da noi c'è stata una promiscuità tra osci, sanniti, greci. Basta andare al Museo Campano a Capua per capire che è l'unico museo al mondo dove ci sono quattro civiltà. Capua è una città etrusca. Ah, a proposito di questo, siamo alla maggior parte delle Mater Matuta. Ma appunto, di che parliamo? Ma di che parliamo? Però vedi, guarda come poi diventa... Io me ne vado in breve quando mi dicono queste cose, perché la cosa più problematica, sai perché vado in giro, non andiamo in giro a raccontare la nostra storia, non perché siamo nostalgici, perché vogliamo portare, perché qua purtroppo soprattutto i nostri conterranei non sanno da dove veniamo, non sanno che stanno sulle spalle di un gigante e quindi subiscono le umiliazioni, hai capito? Sì, ti dicevo di quelle Mater Matuta che sono state trovate sotto un'antica cappella cristiana. C'erano sotto dedicata alla Madonna, questo perché c'è sempre
stratificazione culturale, questi millenni di cui parlavi tu di storia della nostra terra, sotto quella stessa cappella che adesso non è chiusa, è stata abbandonata, non c'è più perché è proprio vicino a delle più grandi discariche, l'Utaro. Sotto lì, sotto quella terra che adesso abbiamo riempito di chissà che cosa, non lo so che cosa sono venute a sversare le aziende qui sotto, sotto quella terra, quando hanno mosso quella terra, sotto c'era i segni di una civiltà antichissima, c'erano le Mater Matuta. C'erano le Mater Matuta e parte dei culti dell'antica Calazia, che era la città che c'era qui. E quindi mi sta dando ragione. Certamente vi do ragione. Cioè, prima le Mater Matute erano più antiche, più recenti, Calazia, più antica di Roma, con una religiosità del tutto particolare, addirittura con una divinità divisa duale, maschile e femminile, messe insieme in un'unica cosa, quindi con una divinità che era allo stesso tempo maschio e femmina, che era perché era il simbolo del divino, molto prima che i greci che portassero le divinità latine, che portassero arrivassero delle divinità greche. Infatti, per noi la civiltà nostra femminile sono figure sacre, non sono figure, li abbiamo sempre considerati figure sacre. Ma voglio parlare pure delle piramidi di Caiazzo. Che ti devo dire, Luca? Se no qua non veniamo più. O ci facciamo un'altra puntata dedicata alla città, alla storia. Vogliamo dire che Scipione è venuto, si è ritirato in terra di lavoro la Cotipate. Vogliamo dire che qua c'è venuto a morire Annola, terra di lavoro, Augusto, perché tutti qua venivano. Cioè, campagna ferra, terra, di che parliamo? Terra Felix, guarda, se Ma tu non. adesso a breve ci sarà questo evento, è molto importante per me, è molto importante, potrebbe sembrare una piccola cosa, però io negli ultimi anni sto lavorando tanto personalmente nel cercare di portare avanti questo territorio. Tu questa Terra Felix basta che esci un attimino dal tessuto urbano. Qualche giorno fa andavo a Pontelatone, perché adesso per tutto il mese di giugno a Pontelatone è lì, ma che storia, che storia. Insomma, tutti i produttori, tutti i giovani produttori agricoli, chi fa il formaggio, chi fa carne, chi lavora la frutta, insomma, chi fa vino, vini nobilissimi, il Terravecchia, il Pallagrello, Il pallagrello, ma cioè. organizzano ogni fine settimana 3 giorni di festa in cui loro, a prezzi popolarissimi, portano i loro prodotti tradizionali che tu puoi acquistare, mangiare, ti puoi fare la bistecca, ti puoi mangiare il caso conciato, e soprattutto mi raccontavano di, a parte di questa storia straordinaria, e quella della Terra Sannita, anche se qua a 10-15 minuti di macchina, e tu quando la attraversi per andare lì, lo vedi quel Felix che significa, che si Ma rispecchia nei boschi. tu sai che tra Osce e Sanniti non si sa ancora se sono, alla fine è la stessa cosa. Non dimentichiamo che i Sanniti furono cacciati dai romani da Napoli, aiutati dai nuovi napoletani che non ci volevano. Cioè, da noi il discorso Sanniti e Osci si può dire che è un po' la stessa cosa, non è una cosa. Da noi puri eravamo ostili, Ma eravamo di. ostili romani, lo siamo rimasti per tutta la nostra storia. Se tu pensi che, ok, Sanniti, parliamo di due paesi molto vicini, no? Pontelatone e San Nicola la Strada, però in due punti diversi. Pontelatone Sì, sulla montagna, tra i Tifatini, e vicino invece, Caiazzo, vicino Caiazzo. sì, diciamo da quel lato là, e invece San Nicola è proprio in pianura. Noi eravamo Osci, il Calatini. Loro erano Sanniti, ma comunque tu considera, per dirne una dei Calatini, no? I Calatini, quando arrivò San Pietro, si convertirono immediatamente, che è passato di qui, lungo la Viappia, perché San Nicola la strada, non si dice la strada dell'Appia, eh? Quando arrivò sulla Viappia, arrivando andando verso Roma, e si fermò qui per molto tempo, loro si convertirono immediatamente al cristianesimo. Vogliamo dire che il primo battesimo che fece San Pietro fu a San Pietro d'Arema a Napoli, no? Si chiamava, credo che si chiamava una bambina che chiamavano Candida, adesso credo posso anche sbagliare. Quindi da noi San Paolo, San Pietro, cioè tutti passavano di qua. Cioè quando mi vengono a dire io sto male, ma non sto male con chi ci offende, con chi dei nostri conterranei non sanno da dove vengono e non sanno chi sono. Quindi l'opera che stai facendo tu, quella che facciamo noi con la storia, serve a questo. E quando
Molti mi pigliano per ridicolo quando vado con la bandiera in coppa e spalla, hai visto? Ma mo non mi prendono più per ridicolo, perché la gente mi domanda e io spiego, e quando proprio... spiego e dice, caspita, ma veramente? Ah! Mi sbaglio. Sì. Fare una cosa però, su questi due contesti, Monti di Fatini e San Nicola la Strada e quindi l'antica Calanzi, Monti di Fatini nel dialetto locale ti li fate, delle fate, i Monti delle fate, ti Fatini, i Monti delle fate. Calanzi come è finita? Calanzi è finita perché appunto Roma gli aveva girato le spalle, dato che comunque c'è una storia di ostilità, Calanzi era moneta propria, si erano convertiti al cristianesimo e quindi quando il cristianesimo era ancora vietato dall'impero. Quindi che cosa succede? Che a un certo punto arrivano i saraceni, le prime ondate saracene, che cominciano a fare razzie, i romani, le legioni romane si rifugiano a Roma, i calatini si trovano soli. Si trovano soli di fronte a quest'orda che veniva dal mare, sconosciuta, senza avere un esercito abbastanza forte, oramai non c'era neanche più Roma, perché parliamo già di un periodo in cui gradualmente andava a decadere la grandezza dell'impero, senza avere un esercito abbastanza forte per fronteggiare. Allora che cosa fecero? Si suicidarono. La maggior parte delle donne e dei bambini, per non essere fatti schiavi dai saraceni, si uccisero. Loro erano un culto della morte, erano di origine etrusca, quindi andarono semplicemente nelle loro case mortuarie, che sono ancora qui sotto. Sì, no? Ma Luca, a quel tempo, fino a pochi anni fa, il rapporto con la morte non era come oggi. Sì, perché c'era la concezione dell'eternità, non dell'immortalità, e quindi la morte sapeva che faceva parte della vita, e quindi... era un po' diverso la concezione della morte rispetto ad oggi. Era una cosa crudele. Diedero sì. Fuoco alla città, così che quando arrivavano i saraceni non avrebbero trovato né schiavi, né oro, né cibo, nulla. Cosa che sembrerebbe una follia. Le fate da sopra la montagna, che dormivano già, perché era passata la loro era, si risvegliano. Si alzano dalla montagna in volo e arrivano a Calanzia perché per la grande pietà che sentivano per quello che stava succedendo, per tutta questa morte, per questa distruzione, per quest'atto così estremo. Quindi presero pietra per pietra quello che era Calanzia e la portarono sopra la montagna dove adesso c'è Caserta Vecchia. La prima cosa che portarono fu il santuario di San Michele, lo ricostruirono lì. Poi portarono le persone e i corpi e lì rinacque la civiltà calatina, a Casa Irta, la casa posta in alto, Caserta. Bellissimo quello che ci hai detto, mi ha sembrato una cosa, Luca, ma me lo diceva sempre mia nonna, fatela cucchia, è meglio di te, fagli pure le spese. Sì. Mi hai detto una cosa che non sapevo, veramente mi stai facendo... una tenda locale. No, ma poi la cosa che mentre parlavi di fate, mi viene in mente il nostro Basile che ha riempito le favole nel mondo andando in giro, soprattutto per la terra di lavoro, che prendeva le famose favole nei camini nostri e quindi Alice Paese delle Meraviglie, Cenerentola, tutta roba che siamo bianca, abbiamo fatto noi e le altre ci hanno copiato, la nostra grande terra di lavoro, pure per i bambini, il sacro, ogni figura era estremamente, il trascendente è sempre stato estremamente forte. Adesso però, perché veramente, però mi devi promettere, se hai voglia, in autunno se possiamo riprendere a parlare di, non di musica, ma di storia. Ti volevo chiedere due cose. Il sacro te lo lascio per ultimo. Adesso parliamo un po' del rituale del carnevale. Com'è importante da te, nella tua terra? Il carnevale è importantissimo da tutti i punti di vista. Noi il carnevale comincia il 17 gennaio come da tradizione. In tutta la terra di lavoro, in tutta la zona dei Lagni, il carnevale è importante dalle botti, e dal rito delle botti a Macerata, Campania, Portico di Caserta, quella che era l'antica Casalba, Caturano e tutti quelli che sono i paesi limitrofi, appunto c'è questo fortissimo rituale per Sant'Antuono, quindi sono rituali di fuoco e purificazione. Per poi arrivare alla fine del carnevale, diventa importantissimo oggi come oggi a Marcianise, perché portiamo avanti questa attività a Marcianise, però c'è qualche sussulto anche a San Nicola, a San Marco, in questo senso, in cui appunto si
si celebra la morte di Carnevale ed è una cosa importantissima. Celebrare la morte di Carnevale, che è la morte dell'inverno e la nascita della primavera. Cioè avere questo rituale di passaggio che fa capire che il seme è piantato, che il seme, che poi la vita non finisce mai, che tutto ciò che muore corrisponde allo stesso momento ciò che è vivo, che è il momento della morte, della fine dell'inverno. La morte dell'inverno, quindi la morte corrisponde al momento di massima vita, cioè all'inizio della primavera, cioè il momento in cui la primavera inizia dell'esplosione della vita, cioè che quando si muore, quando qualcosa muore, quello è il momento in cui sicuramente qualcosa nasce all'ennesima potenza. E quindi che è un ciclo continuo. Perdere questo significa perdere tantissimo. Il carnevale viene pianto, come si faceva nell'antica Grecia, ma ci vuole se vogliamo fare gli stoici a tutti i costi. No, veniva pianto in maniera rituale da delle donne che erano prefiche, cioè che però piangevano appunto per il carnevale. Però veniva pianto in che modo? Veniva pianto in maniera goliardica. Ma tu lo sai perché si chiama carnevale? Dimmelo tu. Perché era l'ultimo giorno in cui tu potevi mangiare la carne, perché l'inverno tu dovevi accumulare riserve perché era la brutta stagione, quindi potevi mangiare la carne, era l'ultimo giorno e quindi c'era tutto il rituale, soprattutto della morte del maiale, che da noi era la tradizione quella del maiale, non quella dei buoi. Perfetto, che è E legato per cui. tantissimo a un rituale di purificazione, perché anche E quell'animale, infatti non è un caso che poi inizia la quaresima, no? perché si sentiva l'esigenza anche di lavarsi del sangue, di scacciare il male. Quando tu senti, per esempio, spesso, se qualche volta ti capita anche intervistare Vincenzo Capuano di Macerata Campania, un Abbiamo grande. fatto una trasmissione con lui. Ti potrebbe spiegare, ti potrebbe raccontare di quello che è il modo in cui nasce questa tradizione per percuotere le botti, per cacciare gli spiriti maligni. Poi ci sono tante versioni, ho tanti amici bottari, ognuno ha la sua storia, perché ognuno ha la sua leggenda, però questo è interessante perché cosa È anche implica? bello questo, eh. Cacciare il male, mettere fuori il male, perché comunque chi è nato in un ambiente contadino sa che fa, Ubbene arindo mala for. dice qualcuno, sì. Che è una cosa che, se ci pensi, chi è nato come me nella città contadina sa benissimo quanto è drammatico il momento dell'uccisione del maiale, è terribile, è traumatico tanto per chi lo vive che per chi lo esegue. E questo dolore, questa sofferenza, le urla del maiale, questo omicidio di questo animale che tu hai curato per un anno e che si rende conto di morire, non vuole essere ucciso, qualcosa di molto lontano dall'industria delle carni, no? In cui gli animali vengono macellati, messi in fila, ammazzati con un colpo. Invece un animale ucciso, dopo che tu lo hai allevato per sfamare la tua famiglia, viene ucciso anche quello ritualmente. È una colpa da espiare. Viene fatto l'espiazione attraverso il rito. Sì, Quindi. poi una volta prima si trovava pure fuori dalle macellerie le teste degli animali, no? Quello era per esorcizzare, perché comunque i macellai, per non essere considerati degli assassini e degli omicidi, comunque mettevano la testa dell'animale ammazzato fuori per esorcizzare, a specie di purificazione anche per loro. Sì, Poi le case che ancora ci per sono. noi è sempre, per noi nell'antichità c'è sempre stata da noi soprattutto il rispetto dell'animale anche soprattutto sul punto di morte. Non è un caso Sant'Antuono, una cosa molto particolare. Effettivamente è vero. E poi dopo iniziava la Quaresima, infatti, per poi la rinascita con la resurrezione. Quindi il carnevale, insomma, abbiamo visto che è qualcosa di veramente importante per la nostra terra e che per fortuna voi, innanzitutto l'associazione vostra non è nemmeno nominata. Avete recuperato anche questo di rituale, o mi sbaglio? Com'è la tua associazione prima dell'ultima domanda? Si chiama Radici, che ho fondato con Giovanni Monte, di cui parlavo prima, di cui piace sempre raccontare, anche se oramai siamo agli sgoccioli, abbiamo 3 minuti, penso che non ce la facciamo. No, va bene, se sfuriamo non succede niente. Con Roberto Conchiglia e Ciro Raucci. E poi sono giunti negli anni tanti ragazzi come Alessandro Del Bene, Maddalena Raucci. Abbiamo fatto un'operazione, io non ho fatto altro che riprendere, noi abbiamo fatto altro che riprendere quella che è l'operazione che faceva Giovanni Monte, che era quella di portare avanti questa cultura, di tenerla viva,
di conoscerla innanzitutto, perché la cosa più importante per tenere vivo qualcosa non è tanto praticarlo, spiegarlo per forza di cose, ma soprattutto conoscerlo. Quello già tanto era il fatto che lui tenesse viva, avesse memoria, che praticasse la nostra cultura tradizionale, e questo è bastato di ispirazione per molti di noi, per avvicinarlo e poi trasformarci innanzitutto in una paranza, prima c'erano tante qua, però una paranza costituita da quei pochi che ancora c'erano sul territorio, e poi in un'associazione, che è l'associazione Radici, che ha portato avanti appunto tutti questi riti che abbiamo parlato, soprattutto il rito del Carnevale e anche altre cose come i riti per San Giovanni e altri tipi il recupero del ballo sul tamburo, o ballo in coppo tamburo, forse la perla che avete fatto comunque, perché effettivamente mi dicevate che era proprio sparita quella cosa. No, allora, recuperare il ballo sul tamburo. Noi non abbiamo recuperato niente, nel senso che noi ce l'avevamo questo ballo sul tamburo, però lo conoscevamo in pochi. L'unica cosa che abbiamo fatto è cominciare a insegnarlo a tanti altri. Venivamo tutti quanti da famiglie in cui questo era possibile. Ti dico soltanto questo sulla nascita di Radici, la mia storia personale, chiaramente, sulla mia prima impatto con Giovanni Monte. Quando io ero ventenne, così come ho fatto durante l'adolescenza, con le signore anziane di San Nicola della Strada, ci vedevamo qui c'è un giardino borbonico molto bello, e dentro c'è un piccolo complesso borbonico, è un giardino particolare, che ci sono le prove di quello che Vanvitelli avrebbe fatto poi nella Reggia di Caserta, quindi la prova in piccolo della cascata di Caserta e cose varie. Sono qui, il giardino di Santa Maria delle Grazie. E ci vedevamo lì e suonavo in quello che poi è diventato intanto anche il Museo della Civiltà Contadina, e io suonavo con questi signori che poi diventavano sempre più anziani, da sessantenni poi diventavano settantenni, il tempo cominciava a passare e rimanevamo lì in quel cortile. Poi cominciai a conoscere il resto delle tradizioni campane. Prima non era facile come oggi, sapevi che anche altri suonavano il tamburo, ma non è che ti era tutto così chiaro come oggi, qui basta fare clic sul telefono e guardare tutto il mondo. E quindi andando nelle feste, mi ricordo che finì in questa festa per la prima volta, il primo anno, feste importantissime, la Madonna delle Galline a Pagani. Quell'anno in particolare cominciai ad accompagnare dei cantatori, dopo 2 o 3 anni di realtà che ci andavo, mi fermò Marcello Colasur, il grande Marcello, a cui facciamo un grande saluto, un grande abbraccio, perché si sta riprendendo, insomma, un momento in cui sta lottando, per suonare sullo scalone. E fu bellissimo, perché io suonavo accompagnando la sua voce, tantissimo, una marea di gente ballava. Quando finì di suonare, si disperse tutto, Marcello si allontanò, io mi sedetti su quegli scalini e pensavo che quando mai sarà possibile una cosa del genere? C'è tante persone giovani a cantare, a suonare, a ballare soprattutto. Quando io suono soltanto attualmente per delle persone anziane, non ci sono altri giovani oltre me a portare avanti questa cosa. Sono l'unico ragazzo in mezzo a delle persone molto anziane. Quasi come se fossi stato esaudito, poco tempo dopo, un anno e mezzo, 2 anni dopo, mentre ero a suonare per strada, perché all'improvviso un'amica mi disse: suona, ci sono questi ragazzi che sanno ballare quella suonata che fai tu. Ci sono quei ragazzi che sanno ballare. Cominciò a suonare e mi sorpresi, erano Ciro Lauce e Roberto Conchiglia, e cominciarono a ballare. Io cominciai a chiedere: ma questi chi sono? Come fanno a conoscere questo ballo? Dove vengono? In paese non l'ho mai visto. E a un certo punto mi senti sparire il tamburo dalle mani, non ce l'avevo più, mentre suonavo sparì il tamburo, però continuavo a suonare, mi girai e il mio tamburo in mano ce l'aveva questo signore, che lo suonava benissimo, in una maniera straordinaria, bellissima, la migliore suonata, la più bella suonata che abbia mai sentito, che era appunto Giovanni Monte. E lì capì che c'era la possibilità, che non era finito, che c'era ancora qualcun altro. E da lì abbiamo cominciato a lavorare insieme, insegnando a tutti quelli che volevano. Che bella storia, quindi mai come quella volta sei stato contentissimo di esserti sbagliato, insomma. Si continua, ci sono giovani, io vi seguo sempre, comunque vedo sempre tanta gente, pure molti giovani, cioè io non vedo questa... Sì, adesso quello che io vorrei, e sto insegnando infatti un ragazzino che viene da me, molto giovane qua della zona, è avere qualche ragazzo molto giovane che voglia imparare,
che arrivato a un certo punto queste cose devono essere trasmesse, il seme deve essere... Eh sì, se no muoiono. Il solco è stato tracciato, però chiaramente va seminato puntualmente. Quindi, come io ho imparato, adesso quello che faccio è trasmetterlo, lo trasmetto a tanta gente, però è importante lasciarlo in mano ai più giovani, che poi ne faranno quello che vogliono, perché la tradizione è questo essenzialmente, trasmissione. Cioè il fatto che qualcosa esista, che questa identità esista, che tutta questa cultura esista e che sia testimone del fatto che non siamo quello che di tanto in tanto vogliono dirci che siamo, il modo in cui ci vogliamo. No, vedere. Lascia perdere. Ma tu lo sai come definisco io il concetto di tradizione? La tradizione è innovazione, dove l'essere umano però, si dice tradizione, non è spettatore, ma è protagonista del cambiamento. Ecco perché la nostra terra con Napoli in testa è l'ultimo forse posto dove si fa ancora cultura, perché parte dal basso, si crea dal basso e viene tramandata e viene data ai quartieri alti, non viene imposta dai salotti. Quindi ecco, ecco perché io, ecco perché poi la distingo dall'identità. L'identità è il tempio che vuoi tu fare, giustamente tu devi insegnare quel ritmo di prima, l'identità, quello che si suonava forse 300 anni fa, 400, e quindi è il tempio dell'identità. Ma la tradizione è innovazione, perché sennò altrimenti staremo ancora a suonare con le pietre, non avremmo l'argonetto, la fisarmonica, eccetera, eccetera, eccetera. Pensa quindi quanto c'è... è voluta questa suonata, pensa quanto è complicata questa suonata. Non è altro che una stratificazione di sapere, una stratificazione bravissima. Che è andata di mano in mano per chissà quanto tempo fino a ognuno ci ha messo il suo. Dimmi tu, se non so se sei d'accordo con questa mia definizione tra tradizione e identità. Questo è quello che io penso. È proprio così. E ti volevo parlare l'identità a coloro a cui appartiene, quelli che vengono dal basso. Attenzione, non il popolo, si parla di musica popolare, non è corretto. Oramai no, non è corretto. Io parlo di musica identitaria, che è una cosa diversa. Oramai sì. E la tradizione diventa una specie di rituale per far sì che il tempio dell'identità non muoia. Capito? Questo voglio dire. Comunque ti devo fare due ultime domande, perché poi finiamo con un piccolo pezzo musicale. Ma invece il trascendente, quanto è importante per, oltre al carnevale, quindi il sacro, la questione della religione, del cattolicesimo nelle nostre terre, le vostre terre abbinate alla musica popolare, alla vostra musica? Mi fa una domanda difficile. Dimmi però soltanto velocemente il concetto. Il concetto, quanto è importante il trascendente, lo dicevamo prima, il rito è quello che in qualche modo fissa il tempo, che ci permette di non andare alla deriva, che fissa le cose della vita e che ci dà anche una prospettiva, una possibilità, qualcosa in cui credere. E il rituale e il credere è una cosa fondamentale, qualsiasi cosa essa sia. Io devo essere sincero, io spesso mi definisco un non credente praticante, perché per credere bisogna avere una grande, grande forza, cioè bisogna saperci lavorare tanto sulla fede, no? Avere fede è un enorme, enorme lavoro su se stessi, una grande ricerca, una cosa che bisogna cercare, non la si può dare per scontata e per assoluta. Parlando di Giovanni è uno che aveva fede in cose che lo rendevano forte proprio perché erano cose in cui credeva. Lui, per esempio, credeva che il tamburo fosse nato direttamente dalla terra e lui ci credeva, per lui era così, era verità di fede. E che il tamburo era nato direttamente dalla terra, perché la terra è una grande madre. E quando questa madre, come tutte le madri, passa la sua mano per sentire, sai come quando passa la madre la mano sul pancione per sentire il cuore del figlio, ha bisogno di sentirlo vivo. Però il cuore degli uomini è piccolo piccolo, e la madre invece è enorme, la madre terra è enorme. E quindi c'è bisogno di un cuore più grande perché lo possa sentire, perché la madre possa andare, il cuore della madre terra possa andare allo stesso tempo del cuore che ha donato all'uomo, che è il tamburo. Lui a questa cosa ci credeva, e questa cosa ne faceva un grande suonatore.
Senti, io sono un cattolico apostolico romano, quindi non sconfino poco. Il terra madre per me vuol dire anche Madonna. Ma è sicuramente la stessa cosa, lui è la stessa cosa. Sconfino poco, io non sconfino molto nel panteismo. La maternità è sacralità e quindi per me è tutto legato. Prima era terra madre della pagana, poi è arrivato Nostro Signore con la rivelazione e con la resurrezione, quindi ha dato la sua impronta a quello che già esisteva. Perché il paganesimo ha dato tante, era forma trascendente, però c'era anche molta sacrifici umani, non era tutto così limpido, insomma, nella. Della civiltà contadina è tutto un grande discorso. Giovanni Monte era la stessa persona che poi andava a cantare per la Madonna dell'Arco, partendo a Pila, qui fino ad arrivare a Sant'Anastasia e tornare cantando quella che era la litania che viene fatta per Pentecoste, per poi rinunciare in questo modo alla sua voce gradualmente ogni anno, perché lo sforzo era tale dal punto di vista vocale che per una settimana era completamente atono, cioè rimaneva completamente senza voce, poi tornava la voce nel corso dei mesi e chiaramente ogni volta le corde vocali, lui lo sapeva, sarebbero state comunque un po' danneggiate, anche Sì, sacrificare per è questa. quella, è una specie di penitenza, come io facciamo ogni anno a Sesta la processione penitenziale Venerdì Santo, no? Ognuno deve avere il suo penitenziale. Senti, prima che finisce la tua carica, l'ultima cosa, tu prima mi hai detto che ogni famiglia aveva la sua danza, il suo ritmo di tamburo, quindi anche la tua famiglia aveva, Suonava, eh? sì. Sì, la Anche sua la tua suonava. famiglia, tu mi hai Certo. detto che. Ci lasci facendoci sentire il ritmo della tua famiglia. È molto semplice in realtà. È molto più, diciamo, più significativo quello che faceva Giovanni, però con piacere. Ma è una testimonianza anche questa. Il ritmo è molto semplice ed era questo. Aspetta che qua con l'inquadratura a specchio, ecco. Molto bello, altro che. Mo la prossima volta che ci vediamo ti sequestro quello che devi fare. Sto molto bello. Perché dice più semplice? Non lo vedo così semplice. Chiaramente prima di tutto una forma di rispetto nei confronti di chi mi ha preceduto, mi ha insegnato e che mi ha lasciato tante cose, mi ha lasciato appunto questa Ma io tradizione. credo che per gli insegnanti vedere i propri allievi che fanno le cose fatte bene, credo che sia un piacere. Fare questo è diverso, il rapporto nella tradizione non è tanto tra insegnanti e allievo, ma tra maestro e quello che viene dopo, che è diverso. Vabbè, Quello però il maestro se vede che non viene tramandato correttamente, alla fine, che certo. succede? Quella lì è questa suonata qui però richiede una cosa, richiede anche una danza diversa su cui stiamo lavorando, noi con un gruppo di persone a San Marco Evangelista, Teresa, Gennaro, degli amici, che stanno cercando mi hanno chiesto appunto di recuperare quella che è la danza non solo di Marcianise, ma anche quella che è a San Marco e San Nicola alla Strada, di impararla. E quindi sto facendo un lavoro perché possono ballare, perché se ci hai fatto caso questo ritmo ha delle variazioni. Infatti, non è semplice. Queste variazioni, ogni variazione di questa, come nella Marcianisana, così anche in tutte le altre forme di ballo sul tamburo della nostra zona, corrispondono dei passi. Quindi alcuni passi ci sono dei passi in più. Quindi questo lavoro lo stiamo portando avanti. Ci sono tantissime signore anziane ancora che la possono suonare e ballare, però chiaramente così per un breve lasso di tempo, che quindi ci stanno dando una mano e la stiamo portando avanti, così che magari qualche volta può succedere che io trasmetta, che possa suonare questa suonata per far ballare qualcuno, però non si può mai dire, magari chi verrà dopo di me invece potrebbe suonare questa suonata. Come no, l'importante è non smarrire. Senti, io ti lascio, io ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata. Spero che non ti sia annoiato e spero che ti è piaciuto Assolutamente, è stare stato un con piacere, noi. Ne spero anche per voi. facciamo altre. Io ti lascerò un video,
che conoscerai sicuramente, che grazie a che mi ha dato il permesso, l'autorizzazione a trasmetterlo, Augusto Ferraiuolo, con cui ho fatto un programma. Salutiamo Nico Vescuso che mi ha presentato, saluto Lello Traisci che mi ha presentato entrambi, salutiamo Vincenzo Capuano, tutta gente che abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare e che ci hanno dato delle cose incredibili. E a questo punto ti affianchi tu, che sei stato alla loro altezza e ci hai dato altre cose che noi non conoscevamo. Alcune sì, ma io altre no. E veramente ti ringrazio per questo, Luca. Ma io ringrazio te. Quando si tratta di parlare della mia terra, sono sempre molto felice. Della nostra terra, Ricò, purtroppo l'altra terra di lavoro adesso è Provincia Frosinone, ma a parte ti ho mandato le mappe, l'hai viste le mappe, no? Sono certamente, le devo anche far stampare. Ti ringrazio. No, hai visto com'era grande la terra nostra? Sì, la nostra terra, allora hai ragione. Io sono, me ne approprio, non è che perché penso che non veniamo dallo stesso posto, io so che veniamo dallo stesso posto, sicuramente veniamo dallo stesso posto, a prescindere dalla terra. A prescindere dalla terra. E poi abbiamo il nostro grande padre, che è il nostro grande regno, il primo esempio di globalizzazione reale, dove i protagonisti non erano le merci, ma gli uomini. Da noi sono venuti tutti, tutti hanno lasciato e hanno preso, soprattutto lasciato, e noi l'abbiamo trasformato e donato al mondo. Il grandissimo regno, ho detto tutto. Grazie Luca, buona serata. Saluti tutti gli amici e spero di vederti presto. Perché è un piacere. Vai, lui. È una terzinata, vai. E poi c'è i passi della pastorale, vedi? Saltarello, tipo... Però è unico, no, è particolare, vedi? C'è il passo avanti, il passo dietro. Poi c'è questo atteggiamento qua, ma poi c'è... Bravi, Matola!